Ciao a tutti ragazzi, buona domenica e bentornati su Pepe Vacca Collectibles con le news della settimana. E che settimana questa? Piena di annunci, di nuove rivelazioni, release e finalmente le prime immagini, le prime indiscrezioni sul nuovo Deadpool che vedremo alla fine di questo video. Siccome la roba è davvero tanta, ragazzi, cominciamo subito con il primo rilascio, un rilascio inaspettato, a sorpresa, infatti è stato anticipato di diversi mesi. Wolverine della Ono Studio. Ne abbiamo parlato diverse volte, sia in live che in video. Questo Wolverine era aspettato praticamente da chiunque, sia per la sua accessibilità come prezzo, perché è un entry level da parte di Ono Studio, ha cominciato questa wave dedicata agli X-Men e non solo, come vedremo fra poco. E prezzo quindi accessibilissimo, 200 euro più o meno in Italia, 210-230 circa, mentre in Asia sul sito Sideshow addirittura intorno ai 165 euro. Quindi ragazzi, una figura strepitosa, tra l'altro fatta con le braccia in silicone, ben proporzionata, con diversi visi intercambiabili. Davvero sembra promettere davvero benissimo. Quindi il fatto che l'abbiano anticipata, ovviamente, ragazzi, per poter cavalcare l'hype del film di imminente uscita il mese prossimo, ci siamo quasi, di Deadpool e Wolverine, hanno deciso quindi di anticiparlo. Era prevista l'uscita, se non mi sbaglio, per settembre in Oriente, quindi qui da noi sarebbe arrivata verso novembre circa. Quindi una graditissima, scusate, sorpresa. L'uscita anticipata di questo Wolverine. Non succede spesso che vengano anticipate le doll, ma molto più spesso che vengano posticipate. Già ne abbiamo parlato in tantissime salse di questo Wolverine, ma giusto per farvi un rapidissimo recap, stiamo parlando quindi del Wolverine tratto dal fumetto di Ono Studio con questa base diorama, se così vogliamo chiamarla, con uno sfondo nel quale è possibile mettere un fumetto a nostra scelta. Loro ci daranno una sorta di copertina, è semplicemente un foglio di carta, ragazzi, nulla di particolare, che può essere comunque intercambiato con il fumetto che vogliamo. Ci sono vari visi intercambiabili, gli artigli, un paio d'effetti e la particolarità, come dicevo in precedenza, delle articolazioni completamente seamless, quindi senza soluzione di continuità, quindi peg non in vista. Sono molto curioso, era una delle doll che aspettavo di più per il 2024, anzi me l'aspettavo quasi per il 2025, quindi sono veramente molto contento che sia già arrivata. Quando arriverà, quando sarà tra le mie mani, ovviamente ragazzi la porterò sul canale. Secondo rilascio per la continuity delle release di Hot Toys, che non si è fermata mai da questo punto di vista, quindi perfetto. E nei tiri sempre di Avatar, abbiamo visto la settimana scorsa Jake Sully, niente di particolare appunto, niente di diverso, di molto diverso da quanto visto con Jake Sully per quanto riguarda gli accessori e quant'altro, quindi non mi soffermerò troppo su nei tiri. Disponibile sia in una versione standard sia in una versione deluxe dove possiamo trovare la basetta diorama con tutta l'ambientazione, diciamo una parte ovviamente dell'ambientazione di Pandora. Un'altra doll bellissima per gli amanti di Avatar, sempre ricca di dettagli, guardate questa head sculpt che secondo me è fenomenale. I capelli che dovrebbero essere in plastica, ovviamente, però di una plastica morbida, dovrebbe essere molto piacevole secondo me la resa estetica di questi capelli una volta avuta la doll in mano. Qui vediamo le solite bestie alate, come l'ho definite nello scorso video, gli amanti di Avatar probabilmente mi linceranno. Però davvero bellissima anche questa doll, ovviamente è duopo, sentite che linguaggio che utilizzo, ed obbligo l'accoppiata con Jake Sully. Stiamo parlando di una doll alta all'incirca 44 cm, con diversi effetti, sfumature, piena di accessori, mani intercambiabili, armi tra cui l'arco, le frecce e il pugnale, insomma davvero una bellissima doll, anche questa appena rilasciata da Hot Toys. Andiamo avanti con un altro rilascio, uno tra i più attesi degli amanti della Marvel. Ovviamente questa è stata l'ennesima settimana Marvel, come giustamente Hot Toys aveva preannunciato, che sarebbe stata un'estate all'insegna della Marvel. E questo, come è d'obbligo, appunto, se si parla di Marvel, parlare di Iron Man.
Iron Man nella sua Mark 6 versione 2.0, inclusa di gantry, ovviamente per la Deluxe Edition, nella sua versione della Mark 6 ovviamente tratta da Marvel's Avengers. Quest'altro set, ragazzi, quest'altra doll è veramente fenomenale, è bellissima, guardate tutti gli effetti del gantry, ovviamente illuminato a LED, e l'armatura che si va a montare addosso al nostro tanto amato e compianto Tony Stark, e di cui appunto, come vedete, abbiamo anche un head sculpt che io definirei fenomenale. Ovviamente non perfetto, ma davvero bellissimo. Quindi questa è un altro must have. Tra l'altro la Mark 6 è una delle mie armature preferite. Non ho preordinato questa versione, purtroppo, ma senza dubbio sarà una di quelle doll che metterò in wishlist, che dovrà essere recuperata assolutamente. Guardate che bello anche il gantry con, appunto, come dicevo, tutti gli effetti LED. Questa è una doll che in vetrina, raga, spacca da morire, cioè è bellissima. Il prezzo non è proprio accessibilissimo, stiamo parlando di 637 euro sul sito Sideshow, quindi in Italia saremmo all'incirca, saremmo intorno ai 700 e qualcosa. Adesso, ragazzi, io non ricordo quando uscì il preordine a che prezzo fosse. Comunque, sarà già difficile da reperire al momento, almeno da fonti che non siano i soliti eBay o comunque siti di dove si vendono oggetti di seconda mano. Ma comunque, un pezzo perfetto. Anzi, sono curioso di sapere se qualcuno di voi ce l'ha, mandatemi qualche foto, qualche video, perché non vedo l'ora di vederla, insomma, perché è davvero un pezzo a cui tengo molto e che probabilmente cercherò di recuperare. Andiamo avanti sempre in casa Marvel con un altro rilascio molto atteso anche questo dai fan e che ha creato un pochino di polemica. Oddio, adesso come al solito le cose secondo me vanno viste con le doll in mano. La polemica è scaturita soprattutto dal collo di Mighty Thor, tratta tra l'altro, ragazzi, da Love and Thunder, non ve l'ho anticipato prima. Un head sculpt che è davvero molto ben fatto, secondo me, nulla da dire. E nella versione speciale, nella versione deluxe speciale definita, troviamo anche l'elmo rotto, ovviamente, di Mighty Thor. Una doll che io non ho preordinato, ma che secondo me merita tantissimo, molto attesa, vi ripeto, dai fan della Marvel. Guardate il capello come ben reso, nonostante sia in plastica, ma comunque sembra essere reso molto bene. Limiterà tantissimo la mobilità, ovviamente. Qui la vediamo intanto con il Thor, sempre di Love and Thunder, Thor che io sto aspettando e che porterò, ovviamente, di cui porterò l'unboxing sul canale. Però un ottimo pezzo anche questo, davvero bello, per me ritorna, cioè va, viene incluso sempre nella seconda fascia, quindi non un must have, però comunque un ottimo, ottimo pezzo. Andiamo a vedere al volo anche qui che cosa troviamo all'interno della scatola. L'altezza è all'incirca 29 cm, 30 punti di snodo, varie paia di mani, il costume che è fatto di parti di metallo, ovviamente, ragazzi, è seamless, anche qui niente articolazioni in vista, ma solo per il gomito. Adesso non so se qui, non ci ho fatto caso, se c'erano tra queste foto si vedeva, ma l'articolazione della spalla invece, ragazzi, è visibile. E un piccolo difetto che mi è stato fatto notare dal buon capitano iscritto al canale, che saluto, è il collo, che è un collo forse un po' troppo lungo, un po' troppo grosso, insomma, non è proprio un collo molto adatto a Mighty Thor. Però questi sono, come al solito, ragazzi, dettagli che possono essere trascurabili o meno in base ai gusti del collezionista e a quello che a un collezionista, appunto, interessa relativamente ad una doll. E ritengo sempre che vadano viste le doll in mano, ragazzi, prima di giudicare. Ci sono state un po' di polemiche anche, per esempio, su Aragorn, sullo stesso Wolverine tratto dal nuovo film, da Deadpool e Wolverine. Dipende molto sempre dalle foto, dall'angolazione, dalla luce che viene utilizzata in un determinato momento, se ci sono dei capelli artisan, come vengono pettinati, se vengono pettinati, insomma, prima di giudicare bisogna sempre vedere. Se ne può parlare, ovviamente,
Però, ecco, senza creare delle gogne per delle cose che appunto non abbiamo nemmeno visto personalmente. Poi, per quanto riguarda invece l'annuncio, che anche questo è un po' controverso per quanto mi riguarda, è lo Spider-Man di Ono Studio nella sua simbionte suit, che come possiamo vedere qui su SideShow, prezzo 168,91, quindi un'altra entry level di Ono Studio. Ma la cosa che più mi ha dato fastidio di questo annuncio non è tanto lo Spider-Man, che secondo me è anche molto molto bello, ma sono un paio di cose. Prima di tutto hanno annunciato Thor insieme a Magneto, Magneto l'hanno fatto uscire, hanno fatto il preordine e tutto, Thor invece l'hanno completamente lasciato da parte. Non hanno detto più niente assolutamente di Thor, non l'hanno mostrato e poi di punto in bianco mi esce questo Spider-Man. Uno Spider-Man, tra l'altro, nella versione simbionte tratta dal fumetto, di cui secondo me non c'era bisogno. C'è stata fatta adesso la versione tratta dal videogioco dello Spider-Man simbionte, appena uscita, appena rilasciata tra l'altro da Hot Toys, un paio di settimane fa, 3 settimane fa, non ricordo. Però, secondo me, non c'era l'effettivo bisogno di questo annuncio, soprattutto in questo momento, perché molti stanno aspettando Thor di Ono. E quindi magari sarebbe stato meglio dare qualche informazione in più, oppure rilasciare proprio, rilasciare, cioè scusate, lasciare il preordine, far mostrare il Thor che tutti stanno aspettando. Comunque, uno Spider-Man è sempre cosa gradita, e questo Spider-Man soprattutto, la cosa bella è che, almeno dalle immagini, sembra essere completamente in tessuto, quindi basta con quel materiale fastidioso, simil gomma, plastica morbida che tanto preoccupa alcuni collezionisti per quanto riguarda il posing, in questo caso completamente in tessuto. Il body mi sembra un po' più piccolino, mi sembra molto simile a quello di Miles Morales, per intenderci, per chi ha l'Hot Toys saprà di cosa sto parlando. Quindi mi piace molto come estetica perché lo accosto molto a Miles Morales, non so se lo prenderò. Altra novità, tra l'altro, le ragnatele di questo colore bianco, come vedete anche nel mio Spider-Man qui alle mie spalle, che sono completamente piegabili, quindi sono cablate, molto figo. Ovviamente occhi che possono essere sostituiti e come accessorio aggiuntivo lo zainetto. Anche qui il background che fa da supporto anche alla basetta, con qui vediamo la copertina di Secret Wars, ovviamente con lo Spider-Man simbionte, che può essere ovviamente intercambiata. Entry grade, 1/6 scale, high quality, high articulated, e la cosa più importante, ultimo quarto del 2024, quindi questo è praticamente già pronto, cioè è in fase di rilascio subito, cotto e mangiato. Un entry grade appunto prezzo molto basso, me lo aspetto intorno ai 210-230 come il Wolverine qui in Italia. Però ecco, un po' controverso questo annuncio per quanto mi riguarda e per quello che ho sentito, ragazzi. Se vogliamo vedere qualche altro dettaglio, anche se mi sembra di aver detto più o meno tutto, stiamo parlando di una figure la cui altezza è all'incirca, no, 18 cm il box. Scusate, me lo vado a ricercare, datemi un secondo. Comunque, ragazzi, è un po' più bassino del solito. Adesso non trovo l'altezza. Vabbè, comunque, non la trovo. Comunque, c'è poca roba, perché ovviamente Ono è un entry level, quindi molto essenziale in tutto quanto. Un paio di pugni, un paio di mani, le ragnatele mobili, che c'è, cablate, il supporto e lo zaino, il backpack. Nulla di particolare. Fatemi sapere, ovviamente, ragazzi, che cosa ne pensate? Perché qui sono molto molto curioso di sapere cosa pensate di tutta questa vicenda di Ono e soprattutto di questo Spider-Man. Ho già sentito il parere di alcuni di voi e mi sembra che non sia stata accettata molto bene questa cosa. Poi, ragazzi, invece, grazie all'iscritto Dario Giuliano che mi ha mostrato questa immagine e ovviamente credits anche sono su Instagram, ma TWN-collection, che ha fatto questo reel in cui possiamo vedere il nuovo Deadpool finalmente. Nuovo Deadpool accostato alla versione standard di Wolverine, quindi molti già stanno pensando che questa sarà la versione standard
di Deadpool, accostata a quella standard di Wolverine, appunto, e che probabilmente, cosa che spero anch'io, ci sarà una versione deluxe di Deadpool, così come quella di Wolverine, con il volto di Ryan Reynolds. E questo è, credo, il sogno bagnato di chiunque. Una cosa che spero tantissimo anch'io, intanto per quanto riguarda le fattezze. Esteticamente il solito Deadpool, ragazzi, niente di particolare, bellissimo, bellissimo, però non vedo la grande novità. Deadpool che ha sempre avuto, Deadpool di Hot Toys, dei evidenti problemi del materiale scelto per la doll, che creava problemi alle ginocchia, alla tuta in generale dopo un po' di tempo, qualche problemino alle articolazioni in alcuni collezionisti. Insomma, spero che stavolta, dal punto di vista del materiale utilizzato per la doll, l'abbiano azzeccato e si sia andata a creare una doll davvero perfetta, perché tutti sanno quanto io in particolare aspetto Deadpool, ma insieme a me siamo in migliaia, ragazzi, se non centinaia di migliaia. Ora andiamo, come al solito, sul sito del Colosso dei Nerd per vedere gli ultimi arrivi nell'ambito generale delle action figures. Vi ricordo che è uscito l'Enigmista, ragazzi, quindi è ancora disponibile, però prima dovete sentire il Colosso per una copia, quindi affettatevi perché è davvero fighissimo, il Must Toys dell'Enigmista, e il preordine di Due Facce, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, altro piccolo grande capolavoro. Poi la NECA ha fatto la figure di Jessica Fletcher della Signora in Giallo al costo di 45 euro sul Colosso dei Nerd, altro grande pezzo da recuperare, ragazzi, se siete amanti della NECA. E poi questi oggetti commemorativi per il 50° anniversario di Dungeons & Dragons, che sono delle piccole reliquie bellissime secondo me, quindi abbiamo diverse cose tra monete, spille e quant'altro, ragazzi, sono degli oggetti per gli amanti del gioco di ruolo e di D&D che non possono lasciarsi sfuggire. L'italiano intanto in quest'ultimo momento, ragazzi, se n'è andato a farsi fottere, quindi abbiate pazienza, ma sono praticamente 18 minuti che giro e ormai comincio a sfarfallare. Quindi abbiamo finito settimana, come vi dicevo, piena di roba, piena di tante belle cose per la Marvel. È successo tutto nell'arco di veramente pochissimi giorni, dal Wolverine anticipato, che è stata un'ottima, una bellissima sorpresa, all'uscita di Mighty Thor. Poi abbiamo avuto appunto lo Spider-Man proprio venerdì, agli sgoccioli della settimana, quest'altra sorpresa, gradita o meno, fatemelo sapere voi qui sotto nei commenti. Quindi, settimana davvero molto molto importante, ragazzi, e ormai credo che, avendovi lasciato le immagini di Deadpool, penso proprio che la prossima settimana sarà quella decisiva per avere finalmente il preordine di sto maledetto e benedetto Deadpool, tratto da Deadpool e Wolverine 3. Speriamo appunto in una deluxe con il viso di Reynolds, come si vocifera e come tutti credo vorremmo, e quello sarà un guaio, raga, perché poi toccherà prendere davvero due Deadpool, uno per esporlo con il costume e uno senza maschera, per forza. Detto questo, raga, come sempre, fatemi sapere che cosa ne pensate, il video finisce qui, è stato anche troppo lungo, ancora buona domenica, buon fine settimana e ci vediamo con i prossimi appuntamenti del canale, che saranno domani, per voi che vedete il video di domenica, domani sera in live, come al solito ci sarò io e probabilmente qualche ospite, adesso vediamo, siamo ancora in fase di trattativa. Quindi non perdetevi la live di domani sera e poi, come al solito, martedì un nuovo unboxing SH Figuarts stavolta, e giovedì questa bellezza che vedete alle mie spalle, Spider-Man tratto dal fumetto di Amazing Spider-Man. Detto questo, ragazzi, io vi saluto di nuovo, ci vediamo alla prossima, statemi bene, ciao!